Provate a pronunciare rotopressa. Sentite quanto il suono di questo termine sia efficace, anzi rassicurante, esattamente come la gamma Rotana di Fendt. Una nuova generazione di rotopresse a camera variabile con cui il costruttore tedesco amplia la propria offerta con diverse versioni. E adesso stiamo per analizzare la 160V Xtra. La Fendt Rotana 160V Xtra alla tedesca, oppure V-Extra se preferite all'italiana, oltre a quella robustezza tipica del DNA Fendt, aggiunge un equipaggiamento che può includere unità di taglio con fino a 25 coltelli, una camera di pressatura da 70 cm a 1,6 m di diametro e un peso che non supera le 4 tonnellate, numeri che si traducono in tanta maneggevolezza operativa e un'elevata capacità di pressatura. Chi fa fienagione sa benissimo che il cuore della produttività di una rotopressa sta nel suo pick-up. E uno dei segreti di questa Rotana si nasconde dietro alle speciali geometrie dei suoi segmenti lamiera. Ma c'è dell'altro. Sulla Rotana mancano completamente i tradizionali alberi a camme. Questa soluzione ha liberato spazio a favore del pick-up che, oltre ad essere più silenzioso e robusto, ora può contare ben 5 barre portadenti, molto ravvicinati tra loro e soprattutto assai flessibili. Questo comporta che l'impatto sul manto erboso dei denti sia delicato e grazie alla loro conformazione a V la camera di pressatura viene riempita uniformemente. Con queste caratteristiche il pick-up della Rotana si trova molto vicino al rotore e ciò semplifica il passaggio del foraggio alla camera di pressatura, un grande vantaggio soprattutto se il prodotto è corto o sfaldabile. Non dimentichiamoci poi che sulla Rotana c'è un efficace sistema anti-ingolfamento a Hydroflex Control costituito su ogni lato della rotopressa da un cilindro idraulico e da una molla collegata al piano di taglio, che così è in grado di oscillare per adattarsi a quantità variabili di foraggio o per eliminare appunto un ingolfamento, il che rende costante la resa produttiva. Ma prepariamoci alla pressatura. Una balla di qualità deve avere una densità consistente, questa la si ottiene con l'aumento di pressione e con la movimentazione della balla, due azioni che hanno come elementi focali la camera di pressatura e ovviamente le cinghie. Per garantire la rotazione delle balle in ogni condizione, tutte le rotopresse a camera variabile Fendt hanno l'Additional Drive System, o ADS se vi piacciono le sigle. In pratica le quattro cinghie e il rullo motrice superiore sono azionati da un rullo trazionato addizionale, mentre nella camera di pressatura c'è sempre un angolo di avvolgimento bello ampio che genera una sicura aderenza fra cinghia e rullo, evitando qualsiasi slittamento. La densità della balla su queste rotopresse è controllata dal Constant Pressure System, che comporta che all'aumentare del diametro della balla in via di formazione cresca anche la pressione e quindi la densità della balla stessa. Prima di tutto la tensione della cinghia, prodotta da grandi molle, assicura l'avvio della balla con un'alta velocità e strati interni molto compressi. Poi al crescere delle sue dimensioni, i due cilindri collegati all'impianto idraulico chiuso rafforzano proporzionalmente la tensione della cinghia, fino a raggiungere la densità impostata. Il risultato? Beh, gli strati esterni sono perfettamente pressati. E se mi trovo ancora qui, a fianco al portellone della Rotana, è perché questa componente gioca un ruolo fondamentale nell'ottenere balle uniformi e perfettamente pressate. Nella fase iniziale di formazione della balla, il portellone è nella posizione più alta per formare un nucleo pulito. All'aumentare del diametro si abbassa meccanicamente e scorre per muovere le balle verso la parte posteriore, riducendo la pressione sulla sezione di alimentazione. Dopo la formazione della balla, ora viene il momento della legatura, dove qualità e velocità vanno a braccetto per garantire elevate produzioni giornaliere, mantenendo al contempo salda la struttura della balla. Questo top di gamma per la Rotana 160, ma sapete che esiste anche la 180, è dotata del sistema di legatura VarioNet a rete, adatto a tutte le larghezze di rete sul mercato. Per quel che riguarda il cambio rete, invece, su qualunque rotopressa Fendt questa operazione è facilitata dal sistema Easy Load. In cosa consiste? Basta inserire il rotolo di rete nell'Easy Load System e chiuderlo. Ci penserà poi una manovella di centraggio a posizionare automaticamente il rotolo di rete nella sede ideale.
Passando al controllo della rotopressa, questo è affidato all'E-Link che ne monitora le funzionalità. Mentre, volendo utilizzare l'Isobus, allora il vostro riferimento diventa il terminale del trattore. In cabina basta infatti collegare l'Isobus al mezzo per ottenere così il pieno controllo sulla pressa mediante i terminali integrati nel trattore, come il Fan Vario Terminal. Sono poi presenti numerosi settaggi, tra cui diverse impostazioni di raccolta predefinite, oppure per selezionare le funzioni di centro morbido o anche per scegliere tra 10 impostazioni di pressatura. La trasmissione Power Split pesca il moto della presa di forza con velocità di 540 giri al minuto e si sdoppia in due direzioni. Sul lato destro delle rotopresse Fendt è alloggiata la trasmissione del rotore e il moto viene trasmesso da una catena doppia, con la trasmissione dedicata alla camera di pressatura che invece è sul lato sinistro. Passando invece al fondamentale capitolo manutenzione, gli ampi portelloni laterali facilitano il raggiungimento dei punti strategici della macchina, mentre il sistema automatico di lubrificazione delle catene applica in modo affidabile la quantità d'olio necessaria. Infine, i cuscinetti della trasmissione e dei rulli guida vengono lubrificati efficacemente con l'ausilio di una barra di ingrassaggio centralizzata. È più chiaro adesso cosa si nasconde dentro e sotto a una rotopressa con questa rotana che... D'accordo, non l'abbiamo vista all'opera per ovvie ragioni stagionali, ma quando sarà il momento giusto, lei non dirà mai di no a delle balle di qualità.